Accidenti! Devo aggiornare Yuri. Yuri, Vulture e Electro sono KO. Ne restano 4. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un tetto a Times Square. I due eventi sono correlati? Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo di Rhino, ma è sulla costa. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguirai Scorpion. Sì, la città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo appena ho novità. Sembrerebbe un piano. Dovrei sentire Miles. Ehi, Peter, stai bene? Stavo per chiederlo io. Sì, è tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa. E preferisco rendermi utile piuttosto che attendere un intervento dall'alto, no? Sì, certo. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherina e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per May. Convincerla a prenderci una pausa è un'impresa titanica, ma farò il possibile. Grazie, Miles. Saluta May e sii prudente. A tutti gli agenti vicino a Central Park, recarsi sul posto. Ecco il bacino. Vedo Scorpion. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da Scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui. Ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Ah! Dannazione! Cosa mi hai iniettato? Wow! Ma che... è un mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarà il veleno. Ma non posso rischiare... Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Scorpion non si è risparmiato.
Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. Ho la serra della ESU vicina. Speriamo sia stagione. La serra, finalmente! La serra... dovrebbe esserci l'Eclipta. Eccola! Dov'è finita? È reale o immaginario? Forse entrambe. Doc? È solamente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Ero prima che l'interfaccia neurale mi intaccasse la mente. Le ossessioni mi tormentavano anche loro, ma l'interfaccia mi permetteva di abbandonarmi adesso. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Pronto ad assumere la responsabilità, persino nelle situazioni più disperate. Non hai idea di quante cose il tuo incrollo di ottimismo mi abbia aiutato a superare i problemi di voi. Mi manca la tua compagnia. Sul serio. Mi spiace, Doc. Mi spiace tanto. Sì, certo. Mi spiace. Eppure non hai fatto nulla per impedirlo. Viene da chiedersi quali siano le tue priorità. Se ci tenevi tanto a me, perché non mi hai impedito di autodistruggermi? Posso aiutarti! La rete neurale sta prendendo il sopravvento! La rete neurale che hai contribuito a creare. La verità è che sei stato tu a ridurmi in questo stato. Senza di te non avrei compiuto nessuna di queste nefandezze. Avrei dovuto intuire. Non avrei dovuto lasciarti solo con quelle braccia. Buona fortuna. Vorrei poterti aiutare di più. Sii forte, Peter. Quella è l'Eclipta Alba. Fondo, Parker.
stazione di ricerca. Mi serve quella tecnica. Devo entrare nel laboratorio. Ecco la tropina. La tropina è svanita. Non di nuovo. Sei in ritardo. Come eri in ritardo per aiutarmi. Questo non sei tu, Doc. Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti, te lo giuro! Smettila di ingannare te stesso! Tu non aiuti mai nessuno! Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno! Chi ti tocca soffre! Non fuggire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! No, aspetta! Non mi rassegno con te! Fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! No, aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Posso aiutarti! Trattandomi come tutti gli altri. Limitandomi. Soffocando. No. Il mio genio dovrà brillare di luce propria. Io ho visto, Rita. Prendevi appunti. Rubavi le mie idee. Una serpe in seno. Se pensavi che ti consideravo un amico. Sono tuo amico, Otto! Ti prego! Ti ho sempre supportato! E lo farò sempre! Hai supportato vendendo le mie scoperte a Norman, sabotando il mio lavoro. Non credere che non vedessi. Non credere che non sapessi. Ti prego, Doc, ti prego! Ecco, la tropina. Resta che miscelare l'antidoto. È il momento di tornare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi quelli. Mi spiace rovinarti i piani. Stai sereno, ragno. Le sorprese non sono affatto finite. Ci rivedremo presto, molto presto. Contaci.
Finalmente, il vero laboratorio. No! Puoi scordartelo! Sei il mio regno! Sei uguale a Osborn! Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua! So che ridevate di me! Tutti quanti alle mie spalle! Mi supplicherai di salvarti! Ma sarà troppo tardi! Questo è il giusto castigo! Chi mi ha tradito deve soffrire! Pensavi che avessi dimenticato? Scorpio, sei reale! Fermo lì, ora te lo dimostro! La cieca è inutile. Ora è il momento giusto. Un'altra allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Semplice. Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto. Lo sai, posso colpirlo. Sei un perdente e sempre lo sarai. Non si deve avvicinare. E uno. Più in piedi. Sì, ecco gli strumenti. Finalmente. Ormai non c'è più tempo.
Forse ce l'ho fatta. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Forse dovrei mettere dei vestiti. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Buon pretesto per uscire di pattuglia.